Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale, io sono Claudia, questo è Creativamente e oggi sono qui per farvi vedere come realizzare questi simpatici animaletti con dei pompon, animaletti che vanno bene per Pasqua ma anche per la primavera, sono molto belli, fatti con la lana e appunto i pompon poi decorati con pannolenci. Questi sono, è tutta la mia produzione, spero che vi piaccia e che altro dire, vi lascio al tutorial, ciao! Allora, oggi ci occorre un po' di materiale per realizzare questi piccoli animaletti pasquali, primaverili e un po' estivi con i pompon. Allora, ci occorre innanzitutto della lana di diversi colori. Io precisamente andrò ad utilizzare questo panna, il bianco, un tortora e il giallino. Ci servirà questa macchinetta per fare i pompon. È un kit che contiene questi pezzi qua di diverse misure, questi dischi che montati andranno a permetterci di realizzare i pompon, ok? Di diverse misure, questa è la misura più grande, questa è l'altra misura che andremo ad utilizzare, che sono le due misure più grandi, ok? Questa qui è la maxi, questa qui è la misura subito dopo e poi nella scatola ce ne sono altri dischetti per fare i pompon più piccolini. Quindi questa è l'altra cosa fondamentale che ci occorre. Poi ci serviranno degli avanzi di pannolenci o dei fogli piccolini di diversi colori. Come potete vedere io qui ho il rosa, il tortora, l'arancione, il bianco e il rosso. Degli occhietti movibili. Un paio di forbici. Della colla caldo. E questo foglio con le parti da ritagliare per fare il modello sul pannolenci, poi da tagliare di tutti gli animaletti che andremo a realizzare, che quindi sono un coniglio, un pulcino, una gallina e una pecorella. Questo è quello che andremo a realizzare, questo foglio con il kit, per chi sarà e verrà a trovarci presso il nostro stand C9 in fiera a Manualmente Torino, a Lingotto, verrà dato in omaggio a chi acquisterà il telaietto per fare i pompon. Ok, quindi seguendo questo tutorial avrete, acquistando la macchinetta, vi verrà dato in omaggio questo foglio e per le amiche più lontane vi verrà dato in omaggio se lo acquistate sempre sul sito www.merceriamari.it. Quindi per chi volesse realizzarli, sono delle idee molto carine per Pasqua, anche molto veloci, vi verrà dato in omaggio appunto il cartamodello delle varie parti dei nostri animaletti. Adesso vi faccio vedere come procedere e vi ricordo come sempre che tutto l'elenco del materiale lo potete acquistare sul sito www.merceriamari.it e da poco, è una novità, potete acquistare anche la pistola della colla caldo con le candelette. Allora, per realizzare un pompon abbiamo detto che ci occorrono questi attrezzi, questi cerchiolini che ci sono di varie misure e in base alla misura del cerchio si realizzano pompon più grandi o più piccoli. Allora, qui abbiamo quattro parti, come potete vedere due parti sono fatte così che hanno questa scanalatura, mentre due parti sono fatte così che hanno il pezzo dritto, ok? Questi hanno l'incavo, questo hanno il pezzo dritto. Voi dovete accoppiare i pezzi esattamente come sono, quindi i due uguali e i due uguali. Prendiamo questi due con l'insenatura e dobbiamo metterli esattamente uno sopra l'altro, in questo modo. Con l'insenatura, le due insenature che si guardano, ok? Esattamente in questo modo. Dopodiché prendiamo la nostra lana, così, e incominciamo a avvolgerla attorno al nostro supporto. Più lana avvolgete attorno al vostro supporto, più il pompon sarà fitto, ok? Quindi una volta averlo ricoperto tutto in questo modo, come ho fatto io, tagliate il filo, prendete le altre due parti, le dovete di nuovo mettere così, che si guardano, in questo modo, una sovrapposta all'altra,
E di nuovo prendete la lana e incominciate ad avvolgerla anche attorno a quest'altra, a quest'altro semicerchio. Una volta ricoperto anche questa metà, di nuovo tagliamo il filo. Andiamo a prendere le nostre due metà, dobbiamo fare in modo che qui i pezzi siano allineati, adesso questo mi era andato un po' fuori fase mentre lo giravo, e dobbiamo andarli a incastrare esattamente nella scanalatura dell'altro pezzo, quindi vedete che questi pezzi qui devono esattamente combaciare, infilarsi all'interno. Voilà! Vedete che li ho infilati e ho ottenuto un cerchio. Adesso devo prendere le forbici e con le forbici devo infilarmi nella scanalatura che c'è tra i due supporti. Vedete che qui c'è una specie di taglietto. Devo infilarmi con le forbici in questo taglietto e tagliare tutto quanto, così giro e vado a tagliare l'altro pezzo. Una volta che ho tagliato entrambi i lati, vado a prendere una fila di lana, la faccio passare all'interno di quella scanalatura dove prima ho fatto passare le forbici. Vedete, questo filo di lana l'ho passato qui al centro, faccio un nodo e tiro stretto stretto stretto. Faccio ancora un altro e tiro stretto stretto stretto. A questo punto posso andare a togliere il supporto di plastica e voilà, ecco che ho un pompon che adesso con le forbici andrò ad ugualizzare, a tagliare i fili qui con cui l'ho legato. E a regolarlo come più mi piace. E questo è il metodo con cui andremo a realizzare tutti i pompon, di questo calibro che è quello più piccolo e dell'altro calibro che è questo qui verde, ma il meccanismo è esattamente lo stesso, solo che essendo il supporto più grande il pompon risulterà alla fine più grande. Per realizzare tutti i nostri animaletti ci occorre un pompon della misura più grande, quindi di questa qui verde, color panna, un pompon sempre di questa misura più grande bianca, poi un pompon grande giallino e color tortora e poi un pompon più piccolo dell'altra misura sempre giallino e tortora. Questi sono i pompon che ci occorrono per realizzare ognuno di questi animaletti che siamo andati a elencare. Quindi adesso, come primissima cosa, dovete andare a prendere il foglio del nostro cartamodello e andiamo a tagliare le varie parti, tutti i pezzettini andiamo a ritagliarli. E così via. Allora, dopo aver ritagliato tutti i pezzettini di carta, prendiamo dei pezzi di pannolenti del colore che desideriamo, li andiamo a posizionare sopra e li tagliamo. Voilà! Vedete che io qui ho già tagliato tutti i pezzi che ci occorrono e adesso non ci resta che andare a assemblare il tutto con la colla caldo. Allora, prendiamo adesso la nostra colla caldo, i pompon e i pezzettini di pannolenci che ci occorrono più di due occhietti per realizzare il nostro pulcino. Quindi una volta presi i pompon dobbiamo andare a incollare la testa sopra il corpo. Quindi vado
a mettere quella a caldo qui così. E sopra vado a farci aderire bene la testa, faccio pressione in modo che si attacchi e voilà. Dopodiché andiamo a prendere le nostre zampette e andiamo a mettere un pochettino di colla caldo qui così al centro delle nostre zampe. Le posizioniamo dritte come vogliamo che vadano a mettersi e facciamo aderire il pompon sopra. Teniamo un attimo premuto e voilà. Dopodiché dobbiamo andare a incollargli gli occhi, quindi mettiamo un pochettino di colla caldo sul retro dell'occhio. Un altro pochettino di colla caldo sull'altro occhio. Così. E per quanto riguarda il nasino, abbiamo questo triangolino, questo rombo, che dobbiamo far diventare un triangolino. Andiamo a posizionare un pochino di colla al centro, pieghiamo il rombo su se stesso in modo che si formi questo triangolino, che però resta comunque un pochettino aperto. Andiamo a mettere un filo di colla caldo qui così. E andiamo a posizionarlo sulla faccina del nostro pulcino. E voilà! Ecco fatto il nostro bellissimo pulcino. Passiamo al coniglietto. Abbiamo sempre i due pompon che dobbiamo andare a unire, quindi vado a mettere abbondante colla caldo qui, dove poi andrò ad applicarci sopra la testolina. Così, tengo un attimo premuto. Voilà! Poi andiamo ad applicarci gli occhietti. Quindi anche qui un pochettino di colla a caldo sul retro dell'occhio. Così, poi prendiamo il nasino, andiamo a incollare anche il nasino rosa. E per ultima cosa andiamo a prendere le orecchie, quindi il fuori l'ho fatta color tortora mentre il dentro è color rosa. Quindi prima vado a mettere un po' di colla sulla striscia rosa che vado a incollare al centro dell'altra. In questo modo poi andiamo a chiudere con un punto di colla centrale il nostro orecchio. E andiamo poi a
posizionarli in testa alle nostre orecchiette, quindi un po' di colla e andiamo ad incollargli anche le nostre orecchiette. Ho sfilato un pezzettino di lana dal pompon perché avevo le mani appiccicose. Di colla, quindi così, e andiamo a inserirgli anche l'altro orecchio. Ed ecco che abbiamo fatto anche il nostro coniglietto. Mi sono dimenticata di tagliargli la codina. Adesso gliela taglio e faccio un piccolo cerchietto con lo stesso colore di pandolin, vado a taccargliela qui dietro. Mi sono dimenticata di tagliarla, era anche presente nel kit. Comunque questo appunto è il nostro coniglietto. La gallinella ha un pompon solo. Dobbiamo andargli ad attaccare con dei pezzettini di corda. Vedete, ho fatto le gambe, le zampette, che dobbiamo andargliele ad attaccare qua così, al centro. Quindi qui sotto vado a mettere della colla a caldo nei due punti dove voglio andare a fissare le zampe e poi vado a far aderire. Quindi così. Mi sono incollate anche le dita e così. Tengo premuto un attimo e voilà. Adesso, attaccato all'estremità qui della corda dove ho fatto i nodi, andremo a incollarci le zampette. Quindi andiamo a mettere della colla a caldo qui sopra la nostra corda e poi facciamo aderire la zampetta di pannolenci in questo modo. Ripetiamo. Poi se escono dei fili, come nel mio caso, da sotto andiamo a tagliarli. Voilà, quindi abbiamo attaccato anche le zampette della nostra gallinella. Adesso dobbiamo andare ad attaccargli gli occhietti. Voilà, il nasino andiamo a fare lo stesso procedimento che abbiamo usato prima con il pulcino, quindi una fila di colla centrale al centro, pieghiamo e poi andiamo a incollare questa parte di sopra. Poi andiamo a fissargli la crestina. E come ultima cosa, voilà! Allora, come prima cosa dobbiamo andare a incollare il musetto, quindi mettiamo la colla a caldo tutto attorno al muso della nostra pecorella. Così, e vado ad applicarglielo qui così al centro del pompon.
sopra a questo pezzo qui del musetto vado ad attaccargli i due occhietti. Poi vado ad attaccargli le orecchiette. Quindi vado ad attaccare il nasino ancora alla mia pecorina. E poi vi faccio vedere che sono andata anche a tagliarmi la codina del mio coniglietto, che vado a riprendere e vado ad incollargli anche la codina, cercando di farla stare un pochettino in rilievo. E voilà! Dopodiché dobbiamo ancora prendere del blush o del fard, dell'ombretto rosa, quello che avete in casa, quindi dei vostri trucchi, e con un piccolo pennellino andare a colorare di rosa leggermente qui le guanciotte della nostra pecora e magari il centro delle nostre orecchie, fargli una sfumatura di rosa. Poi tutti i nostri animaletti si possono abbellire ulteriormente, ad esempio si può fare il fiocchetto intorno al coniglietto, al pulcino, gli si può mettere il cordino al collo che lega e impreziosirli ulteriormente, questo a vostra scelta.